Ciascuno di noi ha per antenati due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, 16 trisavoli e così via, raddoppiando gli individui ad ogni generazione. Oh my God! Facendo un rapido conto con la calcolatrice scopriremo che nel giro di 30 generazioni, quindi un arco di tempo di circa 8 secoli, ciascuno di noi dovrebbe avere qualcosa come 2 miliardi di antenati che sono vissuti nello stesso periodo, che è un dato impossibile dato che a quel tempo, nel 1200 circa, si stima che nel mondo fossero vissuti circa 400-500 milioni di individui su tutto il pianeta, mentre in Europa la stima che gli abitanti fossero all'incirca 68 milioni. Ma dunque, dove stanno tutti i nostri antenati? Contando infatti solo 3 generazioni per secolo, già al Rinascimento si arriva a oltre 30.000 antenati. All'epoca delle crociate si arriva a 1 miliardo di antenati. Al tempo dei Romani a 1 milione di miliardi di antenati. Se si va ancora più indietro, all'epoca del bronzo, si arriva addirittura a 1 milione di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di antenati. Significa ovviamente che c'è qualcosa di sbagliato in questo conto. La contraddizione è spiegata dal fatto che la maggior parte di questi antenati erano in realtà la stessa persona. Cioè gli antenati degli altri individui erano in realtà in larga misura anche i nostri antenati. In altre parole, siamo tutti parenti. Se doveste fare una ricerca genealogica vi accorgereste che l'albero si allarga inizialmente molto velocemente, ma che già alla quinta generazione molti dei rami si incrociano tra di loro. Vedreste che un vostro trisavolo risulta cugino se non addirittura fratello di un altro vostro avo. E andando sempre più indietro vi accorgereste che scherzi di questo tipo aumentano ad ogni generazione. Infatti vedreste proprio che indietro di ogni generazione il numero di questi incroci aumenta. Quindi l'albero genealogico inizierebbe ad avere un aspetto di questo tipo, come un'ampolla, un decanter, che si allarga alla base ma poi, risalendo la storia, si stringe, come il collo di una bottiglia. Quindi per rispondere alla nostra domanda dobbiamo invadere un campo che non è prettamente il mio perché è una materia scientifica, la genetica. Cercherò di illustrarvi cosa io ho capito, ma chiedo scusa subito a biologi e genetisti per il linguaggio certo poco tecnico che utilizzerò e per le enormi semplificazioni che dovrò fare necessariamente. Ma è necessario parlarne almeno per sommi capi perché quello che vi ho appena raccontato in scienza, in genetica, ha un nome specifico, la teoria della coalescenza. Facciamo un semplice esempio e prendiamo in esame la sola discendenza maschile, anche se ovviamente la cosa si può replicare anche per la discendenza femminile. Ci troviamo in un villaggio dove gli individui maschi sono 7 e li andiamo ad identificare ciascuno con un suo colore. Alla seconda generazione notiamo subito una cosa, l'individuo fucsia non si è riprodotto. Eppure la popolazione maschile non è diminuita perché ciascuno degli altri ha avuto un figlio maschio, più Mister Arancio che ne ha avuti 2, mantenendo quindi come somma 7 individui. Perché non ho fatto riprodurre Mister Fucsia? Perché lo potete constatare anche dalle vostre esperienze, non tutti gli individui hanno figli. Alcuni semplicemente perché non ne possono avere per problemi fisici, altri perché non arrivano all'età fertile per potersi riprodurre, altri perché semplicemente non trovano un partner e altri perché per scelta di vita non ne vogliono o non ne possono avere. E dato il colore qualcuno potrebbe anche sospettare che Mr. Fucsia sia omosessuale, ma io non lo so, anche se questo è un altro dei motivi per cui uno potrebbe non avere figli. Passiamo alla terza generazione e vediamo che la cosa si ripete. Mister Giallo 2 non ha dato un nipotino a Mister Giallo 1, tuttavia la popolazione maschile si è mantenuta stabile. Tra la quarta e la sesta generazione vedete che capita qualcosa di interessante. Si interrompe anche la linea di discendenza arancio, nonostante fosse partita in vantaggio per così dire, eppure la popolazione è aumentata fino a 9 individui, anche se, come potete osservare, questi sono i discendenti di sole 4 linee di discendenza. Ora penso che abbiate capito il giochino e il risultato è che alla fine di questa simulazione abbiamo sopravvissute solo 2 linee di discendenza, ma la popolazione maschile del villaggio ora è grande quasi il doppio. Insomma, andando avanti col tempo scopriremo che delle 7 linee di partenza ne rimarrebbe forse soltanto una. Ne resterà soltanto una. C'è ancora una cosa che devo accennare, ma non pretendete che ve la spieghi bene,
perché sicuramente commetterei dei pasticci. E nel caso vi consiglio di seguire il canale Entropy for Life, che è gestito da un biologo e tratta spesso anche argomenti di questo tipo. Sappiamo che i figli di una coppia hanno metà patrimonio genetico dalla mamma e metà dal papà, ma di tutti i caratteri che si trasmettono, ad ogni generazione c'è una piccola mutazione di una piccola parte di questi. Sappiamo ad esempio che il cromosoma Y, che degli cromosomi sessuali è quello che determina il sesso maschile del nascituro e che teoricamente è trasmesso identico di padre in figlio, mediamente ogni 5 generazioni subisce una mutazione. I genetisti riescono a individuare una parte di codice uguale tra due cromosomi Y diversi e quindi da quel codice, che è una matrice sostanzialmente, riescono a capire che i due cromosomi sono imparentati in qualche modo e derivano da un cromosoma Y precedente e che quindi siano collegati direttamente a una mutazione avvenuta in precedenza. Riescono anche a misurare la frequenza con cui si presentano certe mutazioni e, basandosi anche su una certa distribuzione nella popolazione, riescono matematicamente a capire quanto tempo intercorre tra una mutazione e l'altra. E così riescono a determinare quando una popolazione si sia staccata dal suo nucleo d'origine. Per farla breve, anche perché più parlo su questo argomento così tecnico, più rischio di dire delle castronerie, seguendo il cromosoma Y e rintracciando le sue mutazioni e analizzando anche le ossa delle sepolture antiche che troviamo nei siti archeologici, sappiamo determinare quali popolazioni derivano da altre e quindi riusciamo a ricostruire le migrazioni della specie umana dall'alba dei tempi fino ai giorni nostri. La ricerca per aggruppi genetici sia del cromosoma Y che del DNA mitocondriale ci ha aperto un mondo nella conoscenza della storia dei popoli e, riprendendo quanto detto all'inizio con quell'esempio, più andiamo indietro nel tempo, più scopriamo che le linee di discendenza giunte sino a noi sono sempre più poche. Fino al punto che scopriamo che almeno il 60% degli europei maschi appartengono agli aplogruppi R1A ed R1B del cromosoma Y, che si sono generati da due unici individui maschi vissuti all'incirca 25.000 anni fa sull'altopiano iranico. Due persone soltanto. E andando ancora più a ritroso scopriremo che le linee di discendenza giunte sino ad noi si riducono soltanto ad una. Tra tutte le storie narrate nella Bibbia ce n'è una che tutti ritengono un po' per la più assurda, quella di Adamo ed Eva nella Genesi. Eppure non è così fuori di testa come potrebbe sembrare, eh? Oggi la scienza ritiene che tutti gli esseri umani discendano da un'unica donna e da un unico uomo, che chiamano Eva mitocondriale ed Adamo cromosomiale, proprio in riferimento alla leggenda biblica. Ma attenzione, questi due individui non si sono mai conosciuti e anzi, non hanno mai neanche vissuto nello stesso periodo. Ora cercherò di spiegarvi, ma seguitemi. Si stima che Adamo cromosomiale sia nato attorno 80.000 anni fa, quando la popolazione stimata sulla Terra era ridotta a 10.000 individui per via di un cataclisma che rischiò di estinguere la nostra specie, forse collegato con il disastro del lago Toba. Non sappiamo esattamente quale sia la causa di questo problema, ma i genetisti hanno individuato in questo periodo preciso un collo di bottiglia che ha ridotto notevolmente la variabilità genetica della nostra specie. Infatti, tuttora, benché siamo 7 miliardi di abitanti sul pianeta, la variabilità genetica tra un individuo e l'altro della nostra specie umana è inferiore a quella che c'è tra due scimpanzé. Ora, sui 10.000 individui stimati, prendiamo il caso che 5.000 fossero maschi e 5.000 femmine. Come nel giochino precedente, possiamo ipotizzare che non tutti i 5.000 maschi si siano riprodotti, ma tuttavia delle 5.000 possibili discendenze maschili di quel periodo, quella di Adamo cromosomiale è l'unica che è giunta sino a noi. Insomma, Adamo non era l'unico maschio vivente sul pianeta, ma è il padre di tutti noi oggi, perché la sua è l'unica discendenza sopravvissuta. Lo stesso discorso è stato notato per il DNA mitocondriale, che generalmente discende solo per via materna, anche se la questione oggi è dibattuta. In sintesi, prendendo per buono che derivi sempre dalla madre, Eva mitocondriale è vissuta circa 200.000 anni fa e, come per Adamo, non era l'unica donna vivente nel suo tempo. L'analisi di queste migrazioni è supportata anche da altre cose. Ad esempio, nel XIX secolo, quando la possibilità di analizzare il genoma umano non era nemmeno contemplata,
c'era una teoria che cercava di spiegare le migrazioni dei popoli indoeuropei, appunto giunti nel continente europeo, attraverso lo studio linguistico, che è la cosiddetta teoria kurganica, che cercava appunto di elaborare uno schema di distribuzione dei popoli in Europa seguendo semplicemente l'analisi dell'evoluzione dei linguaggi europei. La cosa singolare è che questi studi negli anni 20 del Novecento portarono ad una conclusione non accettata da tutti, ma comunque molto interessante, che stabiliva appunto che l'origine generale dei popoli indoeuropei, quindi dei nostri antenati, fosse da individuare nell'area del Mar Caspio sull'altopiano iranico, cosa che oggi sembra essere confermata proprio dall'analisi genetica. Potremmo allargare questo discorso a tantissime altre cose. Ad esempio, anche io stesso ho fatto analizzare il mio aplogruppo genetico del cromosoma Y, che è risultato essere R1B, che è proprio l'aplogruppo che individua i popoli indoeuropei che sono arrivati nel nostro continente e che ha letteralmente soppiantato le popolazioni autoctone che prima vivevano qui. Ad esempio, nella Bassa Bresciana c'è un sito archeologico importantissimo a Remedello, dove dalle circa 200 tombe dell'età del rame, stimate circa 5.400 o 4.500 anni fa, è stato analizzato l'aplogruppo del cromosoma Y di alcune di queste, risultando della clade I2A1A1. Il risultato è che in tutta la pianura padana meno dell'1% della popolazione oggi appartiene a questo aplogruppo, mentre è molto comune tra i sardi, che arriva a circa il 38%. Questo non significa che la gente che abitava nel Bresciano 5.000 anni fa sia emigrata in Sardegna. Semmai indica che i sardi sono l'unica parte d'Italia in cui quegli italiani autoctoni di quell'epoca lì si siano tutto sommato preservati geneticamente, perché proprio essendo un'isola sono stati protetti da altre contaminazioni. Mentre nella pianura padana la gente che riguarda i miei antenati, che è arrivata dopo di loro, ha praticamente soppiantato quelli che stavano lì, quelli che vivevano, diciamo, nella civiltà che possiamo osservare da queste tombe di Remedello. E questo lo possiamo notare sia geneticamente che culturalmente, perché infatti noi non conosciamo assolutamente nulla della lingua di questi italiani autoctoni di quell'epoca lì, perché parliamo linguaggi indoeuropei. Della lingua che c'era prima non abbiamo conservato nulla. Insomma, potremmo fare davvero tanti discorsi, ma credo che il succo l'abbiamo un po' riassunto. Siamo andati indietro tantissimo, ma anche andando indietro solo di un migliaio di anni e restringendo il campo ad una provincia o comunque una zona regionale molto stretta, come quella lombardo-orientale, sono certo di poter dire che le linee di discendenza giunte sino a noi negli ultimi mille anni siano relativamente poche. Insomma, tra bresciani, bergamaschi, cremonesi, mantovani, oggi facciamo poco più di 3 milioni di persone, ma andando al ritroso di un millennio, escludendo le persone che sono arrivate dopo con una serie varie di migrazioni, potrei dire che i nostri antenati che hanno garantito una linea di discendenza continuativa negli ultimi mille anni, in generale, siano molto pochi e che l'albero genealogico comune un po' di tutti noi riguardi poche centinaia di persone. Potremmo quasi davvero dire di essere un po' tutti fratelli da questo punto di vista, ma comunque il discorso si concentra su un altro tema e ci fa porre dei nuovi quesiti, nuove domande. Quali linee di discendenza hanno avuto successo e perché? Il fatto che andando così indietro nella ricerca di cognomi un po' tutti discendiamo da nobili, mercanti, artigiani, fa sospettare che probabilmente quasi unicamente chi aveva risorse, potere, capacità di trasmettere ricchezze ai discendenti, alla lunga abbia garantito il successo alla propria stirpe.
Sì, è chiaro, ci sono anche famiglie contadine che hanno avuto discendenza fino ad oggi, ma sarebbe molto utile ed interessante capire in che percentuale questo è vero. Questa analisi ci pone anche dei quesiti di natura morale e filosofica e ripropone il concetto di competizione capitalista come un'evoluzione civilizzata della competizione darwiniana. Io mi sento inadatto a fare questo tipo di considerazioni che da un lato mi mettono anche una certa inquietudine, perché contrariamente a quelle che sono le mie convinzioni morali, sembrerebbe quasi di intuire che l'egoismo e la prevaricazione nella società che abbiamo costruito negli ultimi secoli producano ancora dei vantaggi. Comunque spero che questo mio discorso serva a farvi capire quanto potrebbe essere importante studiare e analizzare la storia familiare, le storie familiari, proprio per capire che direzione vogliamo prendere come società, come civiltà. Ricordate di iscrivervi al canale e mi piacerebbe molto leggere le vostre opinioni nei commenti, per cui fatemi sapere. Ci vediamo alla prossima!